19 anni e studia canto lirico al Conservatorio di Kiev. È arrivata a Roma da appena un mese e qui ha conosciuto Tamara, un'altra cantante fuggita dall'Ucraina. Il Conservatorio di Santa Cecilia accoglie studenti in fuga dalla guerra da marzo e adesso ospita, con studio e alloggio gratuiti, 8 musicisti ucraini. Tamara è fuggita da Kiev a gennaio, prima che la guerra iniziasse, rifugiandosi con la mamma prima al confine e poi in Ungheria. La guerra è iniziata il 24 di febbraio e il 25 di febbraio ho lasciato Ucraina e sono andata in Ungheria con mia mamma. Sono stata in Ungheria per qualche settimana, ma poi ho deciso di studiare, scrivere a tutti i conservatori italiani e anche europei. Tamara ha studiato l'italiano a Kiev per imparare meglio l'opera. Quando ha capito che in Ucraina la guerra non sarebbe finita presto, ha deciso di venire in Italia. Capivo che devo studiare, che devo fare qualcosa perché devo essere qualcuno qui. Anna invece, quando è scoppiata la guerra, si trovava in un villaggio vicino Kiev con la famiglia. Quando sono iniziati i bombardamenti, è fuggita a Kiev e poi a Leopoli per scappare in Polonia. We had just 15 minutes to get ready. Firstly, we moved to Kiev and then to Lviv. But our father and grandmother then left at a village, and that village was later captured by Russian troops. There was no light, no gas, no electricity. We were so afraid about them. There was a lot of bombing. So, thanks God, but again, there are 10 people killed, a lot of raped women. And recently there was also found 6 men killed at the basement. Lezione dopo lezione, le cantanti stanno cominciando una nuova vita, ma nel loro sguardo c'è tutto il dolore di chi ha visto la propria vita capovolgersi. I already feel this pain, you know, separated families. I really had such feelings that I want to quit everything and to return to Ukraine, but parents always call me and say that it's okay, we together with you, continue moving on. Ma se la guerra ha stravolto il loro presente, la passione per la musica le accompagna verso il futuro. Ho capito che questa è la mia vita e devo fare tutto per fare questa vita buona. E se devo cominciare tutto dall'inizio, comincio tutto dall'inizio. Adesso mi sento la forza per fare tutto che posso, per tenere tutto nelle mie mani, se si dice così.